Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di come migliorare la glicemia, ma se non sei tu ad avere il diabete. Io sono Emanuele, sono studente di medicina ormai verso la fine del terzo anno, sono diabetico da più di 15 anni e nonostante il diabete ho comunque fatto il ciclista professionista nel team Novo Nordisk. Ora, veniamo a noi. Quello che volevo dire è che se una persona ha il diabete, tutte le persone che sono intorno a lui possono influire positivamente o negativamente su quello che è la glicemia. Non voglio quindi stare a parlare di tutte quelle che sono, possono essere accorgimenti per essere, avere la glicemia giusta la notte, avere la glicemia giusta un po' dopo i pasti, fare attività sportiva, cosa mangiare. Ho fatto mille video su questi argomenti, ti lascio in alto a destra e se vuoi puoi pure consultare. Sul canale comunque puoi trovare una serie di informazioni che quindi ti possono aiutare nel migliorare la gestione della terapia tua o di un tuo familiare, di un tuo amico, di un tuo parente, del tuo fidanzato o fidanzata, che riguardano ad esempio il diabete e lo sport, l'alimentazione, la gestione della terapia o aderenza alla terapia. Ora, vediamo noi. Quando mi faccio riferimento quindi ai parenti, agli amici e familiari con influire in modo positivo o influire in modo negativo, per spiegarmi meglio, ho bisogno di introdurre il concetto di aderenza alla terapia. Cosa vuol dire aderenza alla terapia? Significa quanti effettivamente seguono il consiglio medico. Facciamo un esempio rapido. Io mi reco dal mio medico che mi prescrive 10 unità di insulina per pasto, cifra a caso. Io ne voglio fare 5 perché secondo me 10 è troppo. Ok. In questo momento io non ho un'aderenza che è del tutto completa alla terapia. Questo. Perché introduco questo dato? Perché i diabetici in realtà, oltre a mentire su quello che sono le glicemie, circa il 30% dei diabetici mente su quella che è la loro glicemia. Questo dato l'ho preso da un esame mio all'università, una domanda era proprio questa, la percentuale di diabetici che mentiva al medico riguardante le proprie glicemie o i familiari, oppure anche l'aderenza alla terapia. In che senso l'aderenza alla terapia? Vi tiro fuori il dato preciso. Lo leggo dal computer perché ce l'ho scritto, a voi ve lo mostro qua davanti. La scarsa aderenza al trattamento antidiabetico si manifesta principalmente nell'omettere l'assunzione, piuttosto che nel prendere una dose aggiuntiva dei farmaci raccomandati, e nel ritardarla rispetto all'orario previsto. Recenti studi evidenziano che in generale la percentuale di adesione alla terapia varia dal 31 al 98%, con picchi più bassi quando il trattamento è particolarmente complesso da gestire da parte del paziente. A questo proposito, i dati di letteratura mostrano che l'aderenza al trattamento con l'insulina è più bassa rispetto a quello dell'uso degli antidiabetici orali, con picchi del 36-80% e del 46,4-86% rispettivamente. Dagli studi emerge anche che i pazienti possono aderire perfettamente a un aspetto del trattamento e non agli altri, non considerando che è l'adesione globale al piano terapeutico che risulta essere efficace, quando seguita in toto. Tra le malattie croniche, il diabete, e in particolare il diabete tipo 2, è una delle condizioni cliniche nelle quali è più facile registrare un basso livello di adesione terapeutica. Studi condotti su soggetti con diabete di tipo 2 hanno evidenziato che l'adesione al trattamento orale antidiabetico, quindi ad esempio metformina o altri ipoglicemizzanti orali, è compresa tra il 36 e il 93%. E in media solo i tre quarti diabetici di tipo 2 assume correttamente gli ipoglicemizzanti orali. L'accuratezza nel seguire la terapia insulinica oscilla tra il 20 e l'80%. L'adesione alle raccomandazioni dietetiche è di circa il 65%, l'adesione all'autocontrollo della glicemia è di poco superiore al 50%, migliorata negli ultimi anni grazie al progresso dei device tecnologici. È ancora più basso invece, meno del 30%, è l'aderenza nel tempo ai programmi di attività fisica consigliati. Quindi questo è quello di cui parlo quando parlo di scarsa aderenza dei diabetici alla terapia, ovvero un diabetico non fa quello che gli viene detto dal medico sostanzialmente, e questo è il motivo per cui la glicemia è alta. Ora, in che modo può influire positivamente o negativamente un familiare o un parente? Ad esempio, se un diabetico mente sulle glicemie, non lo fa perché ha voglia di farsi del male, lo fa perché gli hanno rotto i coglioni, detta molto semplicemente. Ovvero, se tutti i giorni perché la glicemia dice: quanto hai di glicemia? Ah, sono stronzo perché la glicemia è alta. Ecco, questo magari non è il metodo giusto per dire misurati la glicemia. Alcuni metodi, semplici semplici, potrebbero essere ad esempio mettere la sveglia sul telefono in modo tale da controllare, da ricordarsi in automatico se ci si dimentica. Ed è normale dimenticarsi, perché me lo dimentico anche io, ok? Benissimo. Per cui basta mettersi la sveglia sul telefono, te la metti una alle 10:30, una te la metti alle 3:30, una te la metti alle 5:30 e una alle 10 di sera. E in questo modo hai perlomeno le 5 misurazioni. Vabbè, ho tolto quelle dei pasti, ma mi auguro che ognuno la misuri prima di dei pasti, la glicemia, ho tolto quelli, quindi abbiamo le 5 misurazioni,
anche di più in realtà, che permettono di avere un andamento glicemico più o meno costante e avere un'idea di quello che succede durante la giornata. Ok? Già questo permette di aiutare molto. Altra cosa che si può fare, ad esempio, è condividere, nel caso si usasse un sensore, condividere i dati del sensore con altre persone, come amici, familiari, partner, perché questo permette di fare che cosa? Invece di andare a chiedere, è migliorata la glicemia? Si può semplicemente controllare l'app, vedere se lo si ha fatto e eventualmente ricordare magari meglio ed evitare eventuali richiami o reclami qualora non ci fossero corrette e adeguate misurazioni della glicemia o qualora questo avesse un valore non congruo, ok? È inutile dire a uno che a 300 hai la glicemia alta, ma va? Che novità, non sapevo di stare male, io voglio di star male, non l'ha fatto apposta, evidentemente, no? Cioè, minimo di pensiero. Ok, per cui è questo quello che intendo, anche perché questo non fa altro che causare ulteriore stress. Ci sono diversi studi che dimostrano come il paziente diabetico per via della terapia sia sottoposto a un aumento dello stress rispetto a una persona normale. Lo stress contribuisce a peggiorare la glicemia perché rilascia una serie di ormoni, tra cui il cortisolo, chiamato anche ormone dello stress, che tra i vari effetti ha collaterali, mettiamola così, aumenta la glicemia. Per cui in realtà non si fa altro che peggiorare quella che è la situazione. Tra l'altro ho fatto un video per vedere diversi effetti degli ormoni che hanno sul corpo umano, te lo lascio magari in alto a destra così tu possa leggerlo. Un'altra cosa che può fare il soggetto che ha con diabete invece è sull'app Libre scrivere nelle note piuttosto che in altre app se uno non ha voglia di tenere un diario, e me ne rendo conto perché di nuovo è una rottura di scatole doverlo fare, per cui mi rendo conto che si possa voler evitare di farlo. Per cui una persona cosa può fare? Può scrivere sull'app Libre, dove c'è scritto aggiungi note, e scrivere manualmente quello che ha fatto, cosa ha mangiato, se vuole scriverlo, i carboidrati, l'insulina che ha fatto, l'attività fisica, perché ha scelto di fare quell'unità lì, ad esempio se ha seguito una particolare formula che è stata fornita magari dal medico curante in ospedale. Ecco, questi sono alcuni suggerimenti, ce ne saranno sicuramente altri che magari in questo momento non mi vengono in mente, però a volte chi è vicino può peggiorare o migliorare la situazione, per cui non è il è da bambini chiedere che sia misurata la glicemia, e allo stesso modo non è nemmeno così facile, perché se questi studi sono presi da paper scientifici in inglese, alcune parti sono state tradotte in italiano, altri erano proprio siti inglesi, per cui in tutto il mondo è così, non è che solo il parente, lo zio, il nonno non ha voglia di misurare la glicemia, ok? Ecco, questo è. In particolare poi è molto più difficile per un adulto rispetto a un ragazzo o un adolescente, perché un adulto si è già fatto tutta una vita in cui queste cose non erano prese in considerazione ed è più difficile far inserire una nuova abitudine. Viceversa, nel mio caso, che mi è stato diagnosticato a 5 anni e mezzo, è stato molto più facile inserire questa nuova abitudine per me, perché ero piccolo e quindi è stata una cosa che meccanicamente è entrata nella mia vita e adesso è spontanea. Cioè io non ho problemi se sono in autobus a farmi l'insulina perché la glicemia è alta, come non ho problemi se farlo se sono in treno o in pizzeria o da qualsiasi altra parte. Poi vabbè, possiamo aggiungere anche i soliti consigli come l'alimentazione sana, non devi mangiare quindi porcherie, con porcherie intendo ovviamente il gelato, una volta intanto che non è che lo mangi tutti i giorni, la pizza non la mangi tutti i giorni, così, oppure il fare attività fisica, banalmente fare mezz'ora di passeggiata tutti i giorni, e non mi potete dire che non avete il tempo per fare mezz'ora di passeggiata perché è una gran scemenza questa, perché se andate sull'iPhone, andate il tempo di utilizzo nelle impostazioni, vedete se non ti riuscite a tirare fuori mezz'ora togliendola da qualche altra attività, sicuro ce la fate. Quindi mezz'ora per andare a fare una passeggiata che migliora la vostra salute, migliora il sistema cardiovascolare, si abbassa la glicemia, voi state bene, non morite, diciamo così. Ora, in conclusione, quindi ti ricordo di non peggiorare la situazione ma magari di migliorarla, ti ricordo che sul canale puoi trovare altre informazioni, altri video, altri suggerimenti per migliorare la tua gestione della terapia diabetica e di questo viaggio con il diabete che si chiama vita. Io ti dico tutto, ti ricordo di iscriverti, lasciare un mi piace o di commentare con dubbi, domande, perplessità, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!